Amici di TV Prato, ben ritrovati, siamo in diretta dal campo sportivo Adonelli di Oste, Stefano Fantoni qui con voi per raccontare le emozioni di questo Malesetti Tobianese Vaianesi in Pavi d'Averneo, campionato di promozione toscana girone A. Di fronte due formazioni dalla classifica molto molto diversa, ci sono 20 punti di differenza tra il Malesetti che scende in campo con la casacca nera e dall'altra parte la Vaianese che invece è il fanalino di coda quest'oggi in tenuta bianca. Come detto, classifiche molto diverse, la Malesetti che è lì al settimo posto a meno 2 dal quinto posto occupato dal Lammari, che significherebbe zona playoff. Dall'altra parte Vaianese che invece in fondo alla classifica a meno 2 dal Candeglia e quindi a meno 2 anche dalla zona playout. Adesso però un minuto di raccoglimento doppio per ricordare sia Davide Astori, il capitano della Fiorentina venuto a mancare settimana scorsa ad Udine, sia anche Marco Longo, ex attaccante tra le altre proprio anche di Malesetti Tobianese e Vaianese. Questo il minuto di raccoglimento, come detto, dalla duplice valenza. Da una parte si ricorda Davide Astori, il capitano della Fiorentina, scomparso settimana scorsa tragicamente ad Udine, un minuto di raccoglimento osservato su tutti i campi dell'Italia calcistica in questo weekend, però in questo caso e anche nelle partite dell'Aglianese e del Poggio a Caiano, vale a dire le ex squadre di Marco Longo, si ricorda anche questo ex attaccante, uno dei migliori forse del panorama patrese degli ultimi anni, ci ha lasciato a 32 anni dopo una brutta malattia, ha vestito per 4 anni la maglia della Vaianese, per altri 4 anni quella del Malesetti, aveva iniziato nel Poggio a Caiano, ha chiuso con l'Aglianese e quindi ovviamente alla sua famiglia e ai suoi amici il nostro abbraccio e l'applauso qui della Donelli, come detto, al minuto di questo minuto di raccoglimento, una settimana molto particolare quella per il calcio toscano soprattutto, vista la scomparsa di Davide Astori, vista la scomparsa di Marco Longo, anche di un preparatore del Castelnuovo, estendendo il discorso anche all'estero, c'è stata la morte di un 19enne, il centrocampista della formazione under 19 del Tour, una formazione francese di seconda divisione, per cui davvero un momento molto complicato per tifosi appassionati, anche per noi che raccontiamo quotidianamente quanto accade su questi campi di provincia e non. Intanto si è ricominciato questo Malesetti Tobianese Vaianese in Pavi d'Avernio agli ordini del direttore di gara, che è il signor Alessandro Nicolai, che chiude e comanda una terna tutta pistoiese con Roberto Meraviglia e Donald Rudai, come assistenti. Partiamo anche con le formazioni, partendo dalla Vaianese in Pavi d'Avernio, come detto in maglia bianca, che schiera Capecchi, Tinagli, Magnelli, Ike, Zeffi, Manetti, Palai, Lulia, Dumbia, Diabate e Scota. In panchina il tecnico Lucchesi, a disposizione Amerighi, Rossetti, Bardazzi, Dosso, Coppini e Veizzi. D'altra parte il Malesetti Tobianese, che qui va a chiudere una potenziale minaccia con il suggerimento verso Dumbia. Malesetti Tobianese che schiera Cuorvo, Magni, Marini, Averighi, Del Bianco, Santini, Zoppi, Piccanti, Cardillo, Landolina e Caggianese, con il mister Agostiniani che ha a disposizione il secondo portiere Brunelli, poi Agostiniani, Battistini, Lanzilli, Morbidelli, Osmani e Rossellò, che prova subito a liberarsi Palai, pallone deviato da Magni, poi allontanato il colpo di testa di Ike. Zoppi in profondità, cerca ma non trova Caggianese, in anticipo Manetti che poi torna da Capecchi, il rilancio in avanti a cercare Lulia, pallone che rimbalza, buono per il tocco di Marini, poi porta palla Correa Malesetti con Picchianti, il rilancio in avanti di Dabate, ancora Marini di prima intenzione in avanti, c'è una posizione di fuorigioco di Caggianese che non va sul pallone, allora adesso Landolina che si prende la rimessa con le mani, giocata male, rilancio in avanti Diabate,
poi Dumbia, anzi ancora Diabate alla ricerca di Palai, l'anticipo di testa di Santini, ancora il pallone in avanti alla ricerca del numero 7 della Vaianese, che però non riesce ad arrivare sul pallone. Palai che con una doppietta è stato molto importante nell'ultima vittoria in campionato della Vaianese contro il Calenzano in casa. Vaianese che poi dei 13 punti conquistati fin qui ben 9 ne ha conquistati lontano dal pubblico amico. Sono arrivati 2 successi contro Luca e Candeglia, poi 3 pareggi e 7 sconfitte. Dall'altra parte invece il Malise Titubianese ha conquistato 16 punti su 33 tra le mura amiche. In casa però non vince da 5 partite. Qui sono arrivati solo 3 punti frutto di 3 pareggi. Ultimo successo alla 12esima contro la Lampo. Adesso Picchianti in profondità per Cardillo. Prova a servire in fascia caggianese in anticipo Manetti, torna da Capecchi. Rilancio lungo in avanti di Capecchi, pallone che rimbalza, può diventare buono per la Vaianese che conquista una rimessa laterale, l'ultimo tocco da parte di Picchianti. Tinagli cerca Palai, c'è però l'anticipo di un avversario, poi Zeffi per Magnelli di prima intenzione verso Palai. 2 giocatori della Vaianese, l'altro era Scota che rientrava da una posizione regolare, per cui punizione Maliseti con Cuorvo che va a posizionarsi sul punto di battuta. Cardillo, il controllo, il tiro col sinistro, la palla in fondo al sacco, al primo tiro il Maliseti fa centro dopo 4 minuti e 30 secondi di gioco, l'1-0 di Cardillo, all'improvviso il vantaggio della formazione di Agostiniani. Il diagonale del numero 9, la formazione di casa che segna così il suo 4° gol in campionato, come detto al primo vero affondo del Maliseti, è arrivato subito il vantaggio con il suggerimento di Amerighi per Cardillo che ha controllato, ha lasciato andare il diagonale imparabile per Capecchi e poi anche l'esultanza sicuramente in ricordo di Marco Longo con tutto il gruppo ad abbracciare il proprio bomber. Adesso Cuorvo per questo rilancio lungo nella zona di Amerighi, Diabate prima di lui, poi mette giù Picchianti, gira verso Zoppi anticipato, adesso il pallone arriva al numero 7 che evita Magnelli, poi torna all'indietro sbagliando, di fatto il suo retropassaggio diventa un assist per Palai che prova a far partire il contropiede. Palai dalla distanza, il tiro, blocca a terra Cuorvo. La risposta immediata da parte della Vaianese con i piedi di Palai. Marini, del bianco, ancora Marini. Controlla la palla ancora il capitano del Maliseti. Poi Picchianti, un po' di leggerezza, Dumbia però ne approfitta. Allora Landolina resiste al contrasto di due avversari, poi serve Amerighi. Tocca a sinistra dove c'è Santini. Ancora Amerighi. Landolina, Picchianti. A destra per Magni, capisce Dumbia ma non riesce ad intercettare in modo positivo. Alla fine ne esce fuori una rimessa per il Maliseti. Landolina all'indietro per Del Bianco. Magni
Ancora l'andolina di prima, stavolta non colpisce bene, rimessa che passa alla Vaianese. Magnelli non sa a chi dare, alla fine va centrale da Lulia, contrastato da Zoppi. L'ultimo tocco è proprio quello del numero 7 maglia nera. Zeffi va con la rimessa lunga, ancora rimessa vaianese. Magnelli va da Palai, pallone che resta in campo, lo gira dentro, poi Picchianti non colpisce benissimo. Si resta lì ancora con la Vaianese in zona d'attacco. Magnelli stavolta va a lungo, la spizzata in centro area per Dumbia, la girata, la risposta di Cuorvo a dire no. Poi Magnelli con il cross, Cuorvo stavolta blocca impresa, ancora pericolosa la Vaianese con Dumbia. Adesso Zeffi recupera questo pallone solo per un istante, l'andolina di prima intenzione per Caggianese, buona l'idea, pallone troppo lungo, Capecchi lo blocca. Poi aspetta che i suoi alzino il baricentro, Enese che di fatto gioca con tre punte davanti, Malisetti invece con l'andolina a supporto di Cardillo e Caggianese che adesso riceve palla. L'andolina col mancino a provare a servire in fascia a Zoppi, pallone impreciso, manete in anticipo, poi un po' frettoloso qui nella gestione del pallone, regala una rimessa laterale. Sale Magni, forse contro fallo, no, ancora Magni, il controllo a Merighi, cerca un compagno, non lo trova, Diabati allontana. Colpo di testa di Del Bianco, poi Marini di prima intenzione in avanti per Caggianese che è in posizione regolare. No, si alza la bandierina di meraviglia di Pistoia, però Caggianese era in posizione regolare, era in fuorigioco Cardillo, non lui. Chiamata sbagliata in questo caso da parte dell'assistente numero 1. Quando sono trascorsi 10 minuti di gioco in questo primo tempo, Malesetti avanti dopo 5 minuti con il gol di Cardillo, Vaianese però due volte vicino al pari, prima con Palai e poi con Dumbia. Vaianese che arriva dalla sconfitta sul campo del Quarrata per 2-0, dall'altra parte invece il Malesetti che ha pareggiato in casa per 1-1 contro il Folgor Marlia con il gol di Marini ad evitare la sconfitta dopo il momentaneo vantaggio ospite di Conforti. Adesso buona giocata qui di Palai per Lulia in profondità per Dumbia, si alza la bandierina di Rudai. Con Dumbia che era riuscito a tenere il pallone in campo, era scattato però in posizione regolare. Cuorvo per la battuta di questo calcio di punizione. Cerca in avanti Zoppi. Prima di lui Zeffi, poi Dumbia tiene il pallone in campo, non c'è nessuno lì, c'è solo Marini che non colpisce benissimo, di fatto restituisce il pallone a Dumbia di prima, attenzione in avanti per Scota, troppo lungo, blocca senza problemi. Il portiere del Malisetti. Colpo di testa di Zeffi, poi controlla Ike. Va da Tinagli, Diabate che nonostante il numero 10 gioca da difensore centrale, un po' come capitava negli anni, fine anni 80, inizio anni 90 con Mateus nell'Inter ed anche nella Germania dell'Ovest.
Tanto qui il fallo commesso da Del Bianco su Palai. Lulia va a posizionare il pallone per questa punizione dalla fascia sinistra. Quattro giocatori, anzi cinque giocatori in maglia bianca con Dumbia che arriva. Tutti appostati dentro l'area di rigore. Due uomini in barriera per il Maliseti. Va Lulia con il sinistro, palla dentro, prolungata da un difensore del Maliseti. Poi una deviazione che colpisce su un braccio, forse Marini. Proprio così, proprio Marini, poi c'è battibecco a distanza con Zefi. Arbitro che va a placare gli animi, c'erano state le proteste della Vaianese, chiedevano il calcio di rigore, così non è, allora si gioca con la rimessa di Tinagli. Zefil, controllo è difficoltoso, poi commette anche fallo su Santini. Rilancio lungo su punizione, direttamente fuori questo pallone, allora può ricominciare la formazione di Lucchesi con Tinagli che cerca e trova Palai, anzi no, pallone buono però per Lulia che poi non riesce a controllarlo, allora Del Bianco in profondità intercetta Dumbia, anzi Ike che cercava Dumbia. Palla che finisce in fallo laterale. Landolina non colpisce bene, allora ancora Vaianese con Zoppi che però brucia sul tempo Lulia solo per un istante perché Ike prova ad innescare Dumbia, il controllo di Dumbia, poi raddoppiato, vince col fisico, poi va giù, non c'è fallo, si continua a giocare. Controllo di Cardillo con l'ultimo tocco da parte di Zefi. La rimessa affidata a Magni. Cardillo il controllo, poi Caggianese non passa il suo tocco, intercetta Zefi e fa ripartire i suoi, si propone Dumbia sulla sinistra, Zefi però va centralmente, sbaglia tutto con Landolina che rimonta Lulia. Del Bianco, Zoppi, avvicina Semmagni, cerca però centralmente Cardillo, il tocco da parte di Zefi, la rimessa laterale per il Maliseti. Landolina, Picchianti, Santini, Marini, per Demetri il Maliseti che torna dal proprio portiere, che non è Ruocco bensì Brunelli con la maglia numero 12, un inedito, o c'è stato un problema di riscaldamento per Ruocco, oppure una, per Corvo, scusate, oppure un errore nella distinta, fatto sta che c'è Brunelli tra i falli del Maliseti. Intanto attacca proprio la formazione di Agostiniani con Picchianti che riceve in posizione centrale col mancino dentro per Santini, palla troppo lunga che si perde sul fondo. Colpo di testa di Caggianese, poi Cardillo, per Zoppi era lui ad essere arrivato in anticipo di testa, Ike però gli si mette davanti col corpo, poi si gira bene, rilancia, intercetta Cardillo, Zoppi per Caggianese, allontana Manetti, mette giù ancora Cardillo, Picchianti,
Marini. Ancora per l'ex centrocampista della Zenit Audax, poi Marini col destro a cercare e a trovare Zoppi, non perfetto il primo controllo, poi lotta per mantenere il possesso del pallone, ha un po' una pallonata per cercare una deviazione di Magnelli che non c'è, e allora si ripartirà con il rinvio dal fondo affidato a Capecchi quando sono 18 minuti in corso, sempre 1-0 Maliseti, decide il gol di Cardillo. Chianti di testa a servire Amerighi, si propone in avanti Santini, Amerighi va centrale dall'andolina, adesso per Santini che non gioca benissimo questo pallone, allora scota per Dumbia che aggancia uno contro tutti, Dumbia è costretto a rallentare la manovra, poi serve Palai, Lulia, ancora Palai davanti a sé, Zoppi, Palai cerca Dumbia, sbaglia, rilancia in avanti Magni, pallone che può diventare buono per Cardillo che evita Magnelli, poi apre il campo sulla sinistra, anzi in posizione centrale dove c'è Amerighi. Ancora Cardillo, che da qualche minuto sta giocando defilato sulla destra, qui sbaglia, recupera e gioca bene questo pallone Lulia, che poi col sinistro cerca e trova Dumbia, Dumbia il controllo in corsa, arriva su di lui Del Bianco, Dumbia fino in fondo, Dumbia cerca il corner, il traversone, palla che non esce mai, finisce direttamente tra le braccia di Brunelli. Il rilancio lungo del portiere del Maliseti, il pallone intercettato da Zefi, poi lo mette giù Zoppi, Cardillo, Zefi rinchia su di lui, Cardillo torna da Picchianti, poi col mancino in profondità verso Caggianese che corre per arrivare su questo pallone che però prende velocità sul campo reso molto scivoloso dalla forte pioggia che sta battendo di fatto da tante ore e poi finisce sul fondo. Capecchi, il rilancio lungo l'andolina prima di Zefi, poi Cardillo cambia parte servendo Amerighi, il controllo non è buono però diventa quasi a seguire, riesce a servire o almeno ci prova Santini sulla fascia, palla che sfila fuori. Tinagli va a lungo a cercare un compagno, trova Merighi, poi questo pallone non ben giocato dalla formazione ospite e allora Marini in avanti per Caggianese, Diabate rilancia, poi Tinagli ci mette il piede, Zefi, ancora Zefi su questo tocco in avanti di Amerighi, poi Diabate a contrasto con Caggianese, prova ad andare via, si allunga troppo il pallone, palla in fallo di fondo. Palai tiene il pallone in campo e cerca Scota in anticipo Santini, palla fuori per la rimessa per la formazione di Agostiniani quando sono trascorsi 22 minuti, risultato sempre in favore del Maliseti Tobianese che quest'oggi guarderà anche con particolare attenzione alle sfide di Lammari e Real Ceretese visto che sono le due formazioni con cui è in lotta per il quinto posto, l'ultimo buono per la zona playoff, con il Lammari che va a far visita alla Villa Basilica, mentre la Real Ceretese ospita la capolista Vorno. Dall'altra parte invece la Vaianese Impavida che avrà un occhio di riguardo per la sfida tra Calenzano e Candeglia, perché come detto la formazione ospite è solo i due punti avanti e quei due punti lì significano zona playout e quindi non retrocessione diretta.
anche se è sempre da tenere in considerazione la cosiddetta forbice, che al momento non si attiverebbe visto che il Luco terz'ultimo ha 20 punti e quindi ne ha solo 5 sul Candeglia e 7 sulla Vaianese. Adesso Landolina a sinistra per Amerighi, che ha spazio per avanzare, poi si ferma, va col destro dentro il traversone, quasi un lancio a cambiare parte, Cardillo però non può arrivare su questo pallone. Rinvio di Capecchi verso Zeffi, la spizzata, poi Palai, fischia fallo l'arbitro. Lulli riceve da Zeffi, poi Palai prova a far scorrere su lo stesso Zeffi che si era proposto, palla che è ancora in campo, Zeffi sprinta per arrivarci, del bianco in anticipo, palla in tribuna. Magnelli per la rimessa con le mani, cerca Palai, poi anticipato anche Scota. Cardillo prova a far ripartire i suoi, supera Diabati, adesso c'è Icche da fronteggiare con l'esterno, se riesce a servire Picchiati, poi in profondità per Caggianese, il pallone è buono, inseguito da Diabati, Caggianese, il controllo in aria, la scivolata di Diabati, ma ancora Caggianese nel possesso del pallone. Il cross basso dalla sinistra intercettato da Zeffi, poi Tinagli non benissimo, Magnelli senza fissarci due volte verso Palai che controlla anche con un braccio, forse per l'arbitro è tutto regolare, allora si gioca con Zeffi che serve a destra Lulia. Palai cambia parte ancora per Zeffi che si è spostato, entra in area, tocco all'indietro per Tinagli, il cross di Tinagli dentro per Dumbia, poi il colpo di testa di Palai, pallone che colpisce Magni e finisce nel calcio d'angolo. Corner vaianese con Palai dalla bandierina. Traiettoria tesa, allontanata non in modo definitivo dalla Malizetti che concede una rimessa laterale in zona d'attacco. E allora Magnelli va a prendersi il pallone. La girata di Scota, Santini, poi Zoppi mette giù e rilancia. Colpo di testa di Magnelli, poi Icche. Non benissimo, gliela porta via Zoppi, subentra Scota che non supera un avversario. La fine va giù, centrocampista del Malizetti, ma continua a giocare la formazione di Agostiniani con Landolina. Tiene il pallone in campo Landolina, poi esce. Rimessa per i Valbisentini. Lulia per Palai. La sterzata di Palai che supera due avversari. Poi va ancora da Zeffi. Con l'esterno del destro dentro per Scota, Scota il controllo, Scota si alza la bandierina di Rudai, fuori gioco del numero 11 della Vaianese che però di fatto sta tenendo il pallino del gioco da qualche minuto a questa parte, con Zeffi, Lulli e Palai che sono il fulcro di questa formazione, della formazione allenata da Lucchesi. Dumbia il colpo di testa, forse c'era anche fallo, si gioca con il Malizetti che controlla il pallone con Amerighi. Picchianti, Landolina, esce su di lui Icche, allora Landolina va da Zoppi, capisce tutto Diabate, Zoppi in destro e la palla in rete, il 2-0 del Malizetti dopo 27 minuti di gioco, Zoppi per il raddoppio in favore nella formazione di Agostiniani. Vai, 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 vai.
un altro gran diagonale, stavolta dalla parte opposta col destro, imprendibile anche questo per Capecchi. Quindi il Malesetti che di fatto al secondo tiro in porta ha segnato di nuovo, 2-0 per la formazione di Agostiniani dopo 27 minuti di questo primo tempo. Proprio nel momento in cui la Vaianese sembrava aver preso coraggio, è stato un errore da parte di Dumbia che ha perso un pallone velenoso, e poi da lì Zoppi in diagonale ha fatto di nuovo centro e attacca ancora adesso il Malesetti con Landolina. Picchianti sbaglia, poi concede la rimessa con le mani sul pressing da parte di Dumbia. Zefi, Ike si propone Scota, Ike invece cerca in profondità Palai che però era rimasto fermo, non era andato a scattare. Di testa di Lulia, poi Picchianti gliela porta via. Zoppi per Cardillo che cerca a sua volta Magni, troppo lunga. Rimessa di Magnelli, intercetta Magni, poi Cardillo prova ad arrivare sul pallone prima di lui Manetti. Diabati, avanza Tinagli col destro in profondità verso Scota, in vantaggio Santini che appoggia il pallone nel fallo laterale. Palai, su di lui Santini, Palai prova a liberarsi al cross che arriva adesso col sinistro, colpo di testa di Del Bianco, poi Tinagli si prende la rimessa con le mani. Palai mette giù, cerca il fondo, lo trova il cross, tenta la girata a Scota, poi allontana Del Bianco, Landolina in avanti, non benissimo Diabate, e allora Manetti per Tinagli. Dentro per Luglia in posizione regolare, alleggerisce per Palai, il tiro di Palai, chiedono il fallo ai giocatori della Vaianese, si continua a giocare. Dumbia rimontato da Landolina, Zoppi tutto a sinistra dove c'è Amerighi, anzi Picchianti, non benissimo qui, poi commette anche fallo su Tinagli. Giulia sul pallone con 6 giocatori della Vaianese al limite dell'area di rigore, la dire Ike, Diabate, Dumbia, Scota, Lulia e Zefi. Fischia l'arbitro, va col sinistro dentro Lulia, anzi Palai, palla prolungata in fallo laterale. Zefi prende il pallone, va con la rimessa da Palai, pallone di ritorno, punta Zoffi, Zoppi, ancora Zefi, Palai prova a ritagliarsi lo spazio per il cross, lo effettua, colpisce Magni, pallone che non esce, allora lo allontana Landolina, Magnelli non benissimo, rimessa per il Malesetti.
Castillo, perde palla, poi Palai per Zefi, la parte in fascia c'è Ike la controlla ancora, Zefi prova a far scorrere ancora e va ricevuto da Dumbia, non da Ike che invece era al limite dell'area. Esce fuori un fallo laterale per la Vaianese con Tinagli che sale per andare ad effettuarlo. Lulia mette giù, pressato da due avversari ancora, Lulia, poi Tinagli, Zefi, controllo difficoltoso, Cardillo però non gliela porta via, allora ancora Zefi, Tinagli per Lulia, col sinistro dalla distanza, soluzione rivedibile qui da parte di Lulia. Colpo di testa di Debate, Amerighi la mette giù, gliela porta via Dumbia, Ike con lancio in avanti verso Scota, Magni in anticipo, poi Zoppi che alza questo pallone, lo mette giù Dumbia, poi Zefi, Landolina lo porta via Zefi, poi glielo va a contendere, fallo del centrocampista della Vaianese, punizione Maliseti con picchiante sul pallone. Santini col sinistro dentro, Diabate allontana, poi Picchianti alza questo campanile, colpo di testa di Magni, Zoppi il controllo a seguire su di lui Magnelli, Zoppi torna da Magni, colpisce Scota con questo lancio, Amerighi di prima verso Cardillo, troppo lungo, Manetti di testa, poi Landolina pressato da Scota, Picchianti, Zoppi, esce su di lui Scota, allora Zoppi va da Magni, dentro per Cardillo, anzi per Caggianese, poi Santini, adesso Cardillo, ma ancora il pallone di ritorno per Santini, intercettato, ma ancora possesso del pallone il numero 9 del Maliseti, all'indietro per Amerighi, il pallone dentro, allontana Manetti, può diventare buona per Palai, anzi no, perché Del Bianco dialoga con Picchianti, torna da Marini, Magni, salta Scota, poi tocco per Landolina, Zoppi di prima intenzione per Caggianese che è partito in posizione regolare, uno contro uno con Diabate, Caggianese lo supera, Caggianese col sinistro, la respinta di Capecchi, poi Diabate ad allontanare, Picchianti la battuta, il pallone sul fondo, applausi per la formazione di Agostiniani, con la chance per il 3-0 sui piedi di Caggianese, e poi Picchianti che ha colpito in modo scoordinato da fuori area. Zoppi prima di Lulia, anzi di Palai, poi c'è questo lancio in avanti di Magnelli alla ricerca di Scota, adesso Palai prova ad andarsene sulla sinistra, Palai gioco di gambe su Magni, l'ultimo tocco dell'attaccante della Vaianese, la rimessa è per i giocatori in maglia nera. Rimessa di Magni verso Landolina, pallone buono per Ike, che poi cerca e serve, o almeno prova a servire Dumbia che duella con Santini, poi non commette fallo, si continua a giocare, Dumbia va giù, adesso il fallo è in suo favore. Arriva anche l'ammonizione per il terzino del Maliseti, che è anche il primo ammonito di questo match al 37esimo minuto di gioco. Finisce sul taccuino di Nicolai di Pistoia. Lulli e Palai sul pallone, posizione defilata sulla destra,
Dentro ci sono Diabate, Dumbia, Scota, Magnelli, Ike e anche Zeffi. Fischia l'arbitro, va Palai, la gioca corta su Luglia, uno schema, il suo sinistro però viene contrastato bene dal giocatore del Maliseti. Buona l'idea quella di giocare il pallone centralmente per liberare il tiro col mancino, meno l'esecuzione da parte di Palai e Luglia. Attacca però ancora la formazione di Lucchesi con Dumbia, su di lui Santini che è già munito e deve fare attenzione. Dumbia fino in fondo, gliela tocca Santini, palla che poi è uscita ed è calcio d'angolo. Anche se chiedevano l'ultimo tocco da parte del centravanti della Vaianese, che adesso va dalla bandierina, tutti dentro per provare ad accorciare le distanze. Traversone in area, colpo di testa di un difensore della, del Maliseti, poi allontana Landolina, recupera Ike e la porta via Cardillo, che poi prova ad innescare sulla destra Zoppi, tiene il pallone in campo, non la controlla bene, glielo tocca Ike, poi vince un rimpallo, Scota due volte, l'ultimo tocco poi è il suo nel contrasto con Magni. Del Bianco in avanti a cercare i caggianesi, il colpo di testa in anticipo di Manetti, poi Scota, tre uomini su di lui, perde palla, la recupera Picchianti, Cardillo per Zoppi, poi Caggianese, ancora Cardillo, pallone di ritorno, Caggianese si alza, la bandierina di meraviglia, fuori gioco di Caggianese, buon dialogo però con il compagno di reparto Cardillo. Caggianese che ricomincia da Zeffi, porta palla il numero 5, sprint sulla sinistra, ne supera due, non il terzo che è Magni, Zoppi in fascia Caggianese che riceve, controllo di Caggianese che punta a Manetti, entra in area, ancora Caggianese, arriva Iken, raddoppio Caggianese fino in fondo, il traversone, l'ultimo tocco però è il suo, non sarà corner bensì rinvio dal fondo per Capecchi. Fallo di Zeffi su Zoppi, punizione a Maliseti quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti di questo primo tempo, sempre 2-0 per la formazione di Agostiniani, con i gol al quinto di Cardillo e al 27esimo proprio di Zoppi, che adesso riceve da Picchianti, pallone di ritorno per l'ex Zenit, poi Magni, Scota, intercetta, tiene anche il pallone in campo, poi non commette fallo su Zoppi che forse la gioca anche da terra, si accartoccia sul pallone, lo blocca anche con le mani e la punizione per la Vaianese. Manetti sul pallone, gioca in avanti verso Palai, il colpo di testa in anticipo di Magni, adesso Palai, due avversari su di lui, uno è Zoppi che forse subisce fallo, si continua a giocare, Palai, adesso arriva il fischio di Nicolai, non è molto d'accordo qui il giocatore della Vaianese. Di testa di Manetti, palla che può diventare buona per Caggianese, Diabate prima di lui e allora Maliseti che riguadagna metri sulla fascia destra. Caggianese, il cross col mancino, Amerighi prova in qualche modo a controllarla, poi Zoppi perde il contrasto con Luglia e viene anche ammonito per aver trattenuto la maglia del centrocampista avversario. Giallo evitabile questo per Zoppi, il secondo ammonito della gara e del Maliseti dopo Santini.
Sbaglia tutto qui Manetti. Allora Magni per il fallo laterale. Ma dall'Andolina sbaglia anche lui, recupera Palai, vince un rimpallo Palai, prova ad accentrarsi, il tocco per Zeffi che è in posizione regolare, pallone di ritorno per Palai, il tiro e di piede Brunelli a respingere nel calcio d'angolo. Lo stesso Palai dalla bandierina. Cross dentro, messo fuori da Marini, poi Dumbia si accontenta della rimessa con le mani. Se resta lì altra rimessa ancora Tinagli che va da Zefi. Su di lui Santini, Tinagli il traversone di prima intenzione verso Dumbia, il colpo di testa diventa un assist per Lulia, poi fuori ancora per Dumbia, cross col mancino, colpisce un avversario, allora Picchianti di prima intenzione verso Caggianese, ottima finta col corpo per mandare a vuoto Manetti, Caggianese punta il capitano della Vaianese, viene raddoppiato anche da Tinagli, Caggianese cerca il fondo, lo trova, il tiro diventa imprendibile per Capecchi, 3-0 la doppietta, anzi il gol di Caggianese, nessuna doppietta ma il 3-0 di Caggianese per il quinto gol in campionato, il più bello dei tre gol finora messi a segno dal Maliseti. Andato via sulla sinistra con un'ottima finta di corpo a mandare a vuoto Manetti, poi andato sul fondo, ha colpito col sinistro in diagonale, sembrava essere un cross, è diventato un tiro imparabile per Capecchi e di fatto dopo Cardillo, Zoppi, arriva anche il sigillo di Caggianese, 3-0 proprio al 44esimo di questo primo tempo, ad un minuto dalla fine della prima frazione di gioco, con la partita che si è messa non in discesa di più per il Maliseti Tobianese, adesso per la Vaianese si fa durissima. Adesso però Palai con questo pallone, Brunelli blocca dopo il colpo di testa di Del Bianco, vediamo se ci sarà recupero, altrimenti tra una decina di secondi sarà fischio finale, arriva qua meno di una decina di secondi, 3-0 Maliseti sulla Vaianese impavide Verne alla fine del primo tempo, i gol di Cardillo, Zoppi e Caggianese a mettere in discesa la partita per la formazione di Agostiniani, tra poco sempre qui su TV Prato per il secondo tempo di questa sfida, a tra poco.